E bella a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale per un nuovissimo e brevissimo video riguardante novità di Battlefield 5. Allora ragazzi, in questo video parleremo quindi di una delle domande che in tanti mi state chiedendo, ovvero quando uscirà la beta di Battlefield 5. Prima di passare al video ragazzi, come sempre ricordo di iscrivervi al mio canale per essere sempre aggiornati nel mondo di Battlefield 5 e Battlefield 1, insomma tutto il mondo di Battlefield a 360 gradi, e di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto oppure vi è stato utile. Detto questo ragazzi, passiamo quindi al video. Allora ragazzi, come già detto, in tanti mi avete chiesto quando uscirà la beta, quando, purtroppo ragazzi, fino a poco tempo fa non potevo darvi una risposta, ma da poco ragazzi vi posso dare un piccolo accenno che ha fatto Electronic Arts su quando uscirà quindi la beta. Allora ragazzi, l'informazione viene direttamente da Electronic Arts, in cui tutti i partecipanti della Closed Alpha, quindi ripeto tutti, hanno ricevuto un'email direttamente da parte dell'Electronic Art, dove oltre ai ringraziamenti, quindi che ringraziano di aver partecipato alla Closed Alpha e oltretutto di lasciare un feedback riguardante questa close, quindi di cui quindi vi chiedo a tutti i partecipanti ragazzi, lasciate un feedback direttamente alla DICE in modo da aiutare quindi lo sviluppo del gioco nella correzione di bug e vi dicendo. In più sotto viene detto testualmente, la prossima fase di testing di Battlefield 5 inizierà a fine estate, non perdi i prossimi annunci. Quindi ragazzi, attualmente non sappiamo una data precisa, ma comunque c'è già stato rivelato che verrà uscita, quindi si presume una closed o forse un open beta, ancora non si è ben capito, a fine estate, quindi si presume intorno alla fine d'agosto, inizio di settembre. Quindi ragazzi, più o meno già abbiamo quello potrebbe essere una sottospecie di data, quindi ragazzi si parla di questione di mese se non due mesi, massimo ragazzi, quindi è molto vicina. Quindi ragazzi, poi cosa potremmo trovare in questa beta? Attualmente ragazzi, come avete visto, sono state pochissime armi, quindi sicuramente verranno ampliate nuove armi e sicuramente verranno ampliate nuove sottoclassi da testare, come è stato poi per il supporto nella versione quindi di questa Closed Alpha. In più ragazzi, sicuramente cambierà la mappa, come abbiamo visto già da Battlefield 1, dove abbiamo trovato quindi nella prima alfa la mappa di San Quintino, mentre nella beta già la mappa era differente, avevamo il deserto del Sinai. Quindi sicuramente troveremo, dopo che comunque anche in Battlefield 1 era stata inserita nella beta la mappa del trailer, quindi deserto del Sinai, molto probabilmente potremmo trovare quindi in questa beta di Battlefield 5 sicuramente la mappa che abbiamo visto al trailer di presentazione, quindi di Battlefield 5, di cui adesso purtroppo il nome non lo conosciamo ancora, ma avremo quindi un'ambientazione completamente differente in confronto all'alfa, in cui all'alfa avevamo la mappa direttamente in Norvegia, mentre in quella di Battlefield 5 potrebbe essere comunque una versione senza la neve, che personalmente mi ha dato un po' fastidio nella Closed Alpha, ma quindi un'ambientazione più boschiva, forse con anche grandi pianure in questo caso. Sicuramente dovremmo trovare, se stiamo a vedere quindi il passato, quindi delle altre beta di Battlefield, sicuramente dovremmo trovare quella mappa lì. Quindi ragazzi, questo qua vuole essere un piccolo breve video annuncio, spero che comunque ragazzi vi sia stato interessante, mi sono veramente contento di darvi questa buona notizia, finalmente vi posso dare diciamo una, chiamiamola mezza risposta alle vostre domande riguardante la beta. Come sempre ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se volete sempre aggiornati nel mondo di Battlefield 5, Battlefield 1, insomma tutto il mondo di Battlefield a 360 gradi e tanti altri titoli ancora, e come sempre ragazzi di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto oppure vi è stato utile, e di condividere il video ragazzi per aiutarmi a far conoscere il canale. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo alla prossima video o live stream. Bella ragazzi e bella lì.